Buonasera da Gabriele Giustiniani e Marta Carissimi e benvenuti a San Mamés. Bilbao è la finale della Women's Champions League, è una rivincita attesa 2 anni, e Barcellona Lione, la squadra che sta dominando dal 2020, il Barcellona contro quella che ha alzato più volte la Coppa, 8 volte lo ha fatto il Lione dal 2010, sembravano esserci solo loro in Europa, poi è arrivato il Barcellona con il suo gioco, con i suoi palloni d'oro, la squadra più bella, calcio moderno, e adesso vogliono prendersi tutto. Può partire il Barcellona, bronze. Caroline Hansengram, primo spunto, va via Abascià, avanza la numero 10, sposta sul mancino, tanto è uguale, entra nella rigore, assist per Salma. Endler, prima parata. Pallone direttamente in porta, prolungato, traversa. Grande occasione per il Lione, che comunque non ha finito. Van de Donk. Fortunato il Barcellona. Altra chance, altro cross. Cata coglie, la chiama, finisce per terra. Renard! Si salva il Barça. Forse ma deve esserci carica però. Attacca Rolfo, c'è spazio da quella parte. Uno contro uno con Carpenter, parte il cross. Troppa fretta. Renard ha chiuso anche questa, poi sbaglia il Lione. Tutto regolare, possibilità nella di rigore per Patri. Patri, rimpallo e poi salvataggio sulla linea, non è finita Salma. Poi ancora Patri. Alto. Caroline Hansengram entra in area di rigore. Questa era grossa di chance. Parte il cross, Catacoglie con coraggio ad allontanare, raccoglie Gurrola all'indietro, cross morbido, Catacoglie stavolta resta in porta, la palla resta viva. Renard ha avuto sul piede il pallone giusto ma l'ha messo alto. Rolfo in area di rigore, accelera su Cascarino, Rolfo va morbida sul secondo palo, ecco la salma, la palla resta viva, Bascia la manda via un'altra volta. Mariona con il tempo giusto, inserimento da parte di Bonmatí, fino in fondo, Bonmatí! Bonmatí! Con un pizzico di fortuna, con una deviazione, porta in vantaggio il Barcellona al minuto numero 63 e spacca la finale, il pallone d'oro! E questi sono proprio quegli inserimenti di cui parlavamo prima, che nel primo tempo erano un po' mancati, non era stata servita, e qua ha fatto un inserimento in questo corridoio centrale. Palla perfetta di Mariona, che ha aspettato che arrivasse, ha fatto passare la palla tra due, poi bravissima Aitana a puntare, dribblare e poi, come hai detto tu, forse un pizzico di fortuna, di aiuto più che altro, ma c'è stata una deviazione sul suo tiro. Caroline Hansengram porta via il pericolo e il pallone. Sperniciata Bascià e adesso c'è Renard che ammonita. Caroline Hansen fa tutto da sola, la palla arriva, scambio, Caroline Hansengram! Che intervento di Bascià, che intervento di Bascià, monumentale! Carpenter sposta, volendo anche zona tiro non c'è più luce. Diani sposta anche lei, fa girare la conclusione che non si abbassa. Con tanta voglia, con tanta rabbia, il Lione ci sta provando, provando a dare tutto quello che ha. Renard dovrebbe battere subito e ovviamente Mariona ha altri piani. Un minuto se n'è andato, ne restano 5. Adesso un po' meno sorridente Sonia Banpastor, in campo anche Claudia Pina, esce Mariona dal campo, sono visto, anzi la donna, esce Patri,
adesso vediamo che l'altra designata, la fascia va chiaramente sul braccio di Alexia Putellas, esce Walsh, Alexia Putellas per gestire Claudia Pina, tutto palla a terra il Barcellona, arriva Battaglie, attaccata, seconda chance, Claudia Pina, occhio a Brooks che ha tagliato sul secondo palo, c'è Alexia Putellas libera, eccola! Alexia Putellas, due gol del Barcellona, due palloni d'oro, il Barcellona vince la Champions League con Alexia Putellas con la fascia al braccio, minuto numero 96, 2-0, esplode San Mamés, la faccia di Sonia Bonpastor, stavolta vincono loro. Stavolta la Coppa se la prendono loro, il Barcellona vince la Champions League 2024, la terza della sua storia contro le 8 volte campionesse d'Europa. Eccolo il momento, se la coccola, la bacia questa Champions League Alexia Putellas e la porta alle sue compagne, vuole sentire tutto San Mamés, è arrivato quel momento, Alexia Putellas alza al cielo la Champions League, il Barcellona batte il Lione in finale ed è campione d'Europa.